Ciao Prataroli. Davvero la ciclabile su via Uguglietti è così pericolosa come dicono? Andiamo a scoprirlo insieme. La pista ciclabile di via Uguglietti, nel cuore del quartiere Talenti, è una realtà relativamente recente, inaugurata nel 2020 dopo un percorso non proprio semplice. L'idea di una ciclabile su via Uguglietti nasce come parte di un progetto di riqualificazione più ampio per la zona. L'obiettivo era quello di creare un'alternativa sostenibile alla mobilità privata, decongestionando il traffico e migliorando la viabilità del quartiere. Tuttavia, la realizzazione della pista ciclabile ha dovuto affrontare diverse sfide. La conformazione stradale, caratterizzata da una pendenza considerevole, ha richiesto soluzioni progettuali specifiche per garantire la sicurezza dei ciclisti. Inoltre, non sono mancate le resistenze da parte di alcuni residenti e commercianti, preoccupati per l'impatto che la pista ciclabile avrebbe avuto sulla viabilità e sui parcheggi. Nonostante le difficoltà, il progetto è andato avanti e la pista ciclabile è stata finalmente inaugurata. L'impatto è stato positivo. La ciclabile ha contribuito a ridurre l'inquinamento atmosferico e acustico, oltre a incentivare l'uso della bicicletta come mezzo di trasporto alternativo. Oggi la pista ciclabile di via Uguglietti è un punto di riferimento per la mobilità sostenibile a Roma. È utilizzata da un numero crescente di persone, sia residenti che pendolari, ed è diventata un simbolo della volontà di trasformare la città in un luogo più vivibile e a misura d'uomo. Alla nostra destra incrociamo lo Sud America, famosa pasticceria e ristorante del quartiere, e procediamo. Qui la ciclabile è abbastanza tranquilla, non presenta ostruzioni o punti pericolosi. Però è un'impressione nostra, magari siamo fortunati oggi. Comunque sempre prudenza, perché non siamo ben visibili da parte delle automobili che arrivano alla nostra sinistra. Come vedete, la lunghezza è di circa 1,5 km. Si estende su entrambe le carreggiate in maniera bidirezionale. È separata dal traffico automobilistico da una corsia di parcheggi. È semaforizzata ed è accessibile ai pedoni e alle persone con disabilità. Se sei interessato a saperne di più, scrivilo sotto nei commenti e saremo lieti di aiutarti. E quella ciclabile finisce. Spero che queste informazioni siano state utili. Mi raccomando, lascia un like, iscriviti al canale per scoprire le prossime novità. Ciao Prataroli!